Giuliani. Buonasera Presidente, ci sente? Sì, la sento perfettamente. Buonasera a lei e a tutti gli ospiti in studio e agli spettatori chiaramente. Allora, Presidente, a parte che lei insomma conosce bene questa città perché è san benedettese. Ma assolutamente sì, io sono cresciuto qui e quindi sono... non sono stato un san benedettese d'adozione, ma un san benedettese viscerale. Quindi. Presidente, c'è una curiosità che mi deve togliere, perché io quando ho saputo che aveva acquistato il Fano, la prima cosa che mi sono chiesta è perché acquistare il Fano e non puntare gli occhi sulla Samb? Ma perché solitamente nemo profeta in patria, quindi cioè, avvicinarsi alla nostra ben amata Samb senza avere la capacità immediatamente di essere incisivi e portare un valore aggiunto, insomma, sarebbe stato un illudere nuovamente una piazza, una tifoseria che aveva bisogno e ha bisogno, insomma, di un condottiero o di un pool di persone che la possano portare dove merita, che è sicuramente non un palcoscenico di Lega Pro, ma perlomeno la B, insomma, quello che io ho vissuto da ragazzino, da spettatore e da tifoso. Quindi tifoso della Samba ma presidente del Fano. Sì, sì, beh, questa è stata una scelta più imprenditoriale che altro. Ripeto, l'esposizione anche finanziaria era assolutamente diversa. Allora, presidente, insomma, peccato un punto, c'è da dire, per quanto riguarda il Fano questa domenica, no? Sì, è stata una partita bellissima, interpretata meravigliosamente dai miei ragazzi. Il campo è un acquitrino, insomma, pesantissimo, dopo due giorni di piogge incessanti era veramente difficile giocare su quel campo, però i ragazzi, pur essendo una compagine fatta di tutti giovani, hanno affrontato quella che insomma, è una corazzata con 6-7 undicesimi che provengono insomma, dal campionato di Serie B. Perugia lo dà come favorito? Secondo lei? Ma io penso che quella di ieri sia stata magari sia stato il battesimo con una categoria nella quale bisogna anche calarsi, insomma, c'è tanto agonismo, tanta gamba, ci vuole veramente grande attenzione, quindi alle volte quella che è la caratteristica tecnica dei giocatori potrebbe essere messa un po' in secondo piano. Ma dai nomi e anche dal come hanno ripreso poi il secondo tempo, quando hanno spinto un po' sull'acceleratore, sicuramente con qualche accortezza tattica diventerà una delle squadre da battere, a mio giudizio. Però io sono non sono un tecnico, sono solo un appassionato e quindi do il mio giudizio lascia il tempo che trova. Dove vuole arrivare invece il Fano, presidente? L'obiettivo di quest'anno. Come dicevo, ho sentito poc'anzi il direttore generale del Materica, anche noi puntiamo ad una salvezza, si spera quest'anno rispetto agli anni passati, un po' più tranquilla, insomma, che non faccia penare né la tifoseria, ma soprattutto nemmeno me e la parte restante della dirigenza, insomma. Il lavoro che stiamo mettendo in atto è quello, abbiamo un allenatore, mister Alessandrini, che è molto esperto e lavora molto bene, soprattutto con i giovani. Quindi il prodromo di questo pareggio sul terreno del Renato Curi è un buon viatico, però abbiamo appena iniziato, il campionato è lungo. Poteva andare meglio, insomma, però dai, un punto per iniziare non è sì, male. Sì, sì, io non sono abituato a vedere il bicchiere mezzo vuoto, valutare insomma la prestazione. Ripeto, siamo andati a Perugia e abbiamo, per assurdo che possa sembrare all'esterno, abbiamo provato ad imporre il nostro gioco, quindi il primo tempo assolutamente loro sono stati dominati, poi giustamente. Presidente, il mercato è ancora aperto? Il Fano ha completato la squadra o ci sono acquisti in vista? No, noi abbiamo un direttore sportivo, Mauro Traini, che insomma è direttore di vecchia, di lunga data e quindi è capacissimo di tirar fuori dal cilindro qualche colpo, insomma, alla parte finale del mercato, che sappiamo tutti quanti essere quella un po' più scoppiettante, insomma. Però noi la struttura già ce l'abbiamo e siamo già contenti così. Però non esclude qualche arrivo, mi pare di aver capito.
No, 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 Ah, non lo ecco. escludo, non lo escludo. Allora, Presidente, l'ultima domanda, poi la lascio libero. Parlavamo di stadi, no? Del ritorno dei tifosi allo stadio. Lei sarebbe d'accordo? Ma assolutamente sì, cioè, ci sono delle incongruenze nella gestione di questo Covid, di questa pandemia enormi, insomma. Se permettono l'afflusso nei locali chiusi, come possono essere teatri, cinema, con il giusto distanziamento, all'aperto, con una percentuale ponderata, non vedo perché non si debba far entrare il pubblico, i tifosi, allo stadio, cioè, è veramente un controsenso. E lo dico non solo da imprenditore o da presidente del Fano, quanto piuttosto da, insomma, da persona di buon senso. Grazie Presidente, grazie per essere stato con noi. Anche a lei chiaramente rinnovo l'invito. Quando volete siete, ci fa piacere insomma avervi come ospiti in trasmissione. Capisco che siamo un po' lontani, però ci farebbe piacere. Grazie mille al Grazie Presidente mille, del grazie a Fano, voi Enrico e Fattoffi Dani. buona serata a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Non lo sentivo più.